Allora, quello che vedete sono praticamente una crema detergente, quindi una crema di pulizia al vino Chianti, acidi dolci dell'uva della Naturs. E praticamente a fianco invece il fluido rinnovatore notturno, sempre al vino Chianti, olio di vinaccioli. Queste qua sono praticamente una delle linee trattanti che fa la Naturs, quindi un prodotto da erboristeria, che io comprai perché praticamente mi era capitato di provare un campioncino e questo prodotto, che ha delle proprietà anche diciamo rinnovatrici della pelle perché va lasciato leggermente in posa, poi risciacquato e tende a fare diciamo una sorta di pulizia degli strati diciamo della pelle morta del vostro viso, quindi gli strati più superficiali, quindi a ridare luminosità al viso. Ma lo comprai per il profumo, che era qualcosa di. Avete presente quando odorate qualcosa che vi piace così tanto che le note olfattive dal naso arrivano direttamente al vostro stomaco? Cioè, non lo so. Quando mi piace un odore, a me lo sento subito all'altezza dello stomaco e della pancia. Quindi è qualcosa, è come se mi attraversasse completamente. E questo odore così, che aveva non so che di fruttato, e profondamente intenso, mi piacque tantissimo, quindi ho detto: sai che c'è? Io il detergente me lo compro perché mi piace da morire. Ora, rispetto alla luminosità del viso, devo dire che gli effetti notai. Rispetto invece, che ne so, siccome questi prodotti che a volte sono rinnovatori tendono anche in qualche modo a schiarire le macchioline che avete, e quindi diciamo a fare un effetto che sia un po' più completo a livello di come si dice? Non mi viene il termine. Beh, proprio a livello di strati della vostra pelle, in realtà questo è qualcosa che non notai affatto, quindi non è qualcosa che vi schiarisce le macchie, semplicemente vi ridà un po' più di turgore e luminosità al viso. Allo stesso tempo, come succede anche con altri prodotti che non sono costosi quanto la Naturs, che chiaramente non è, diciamo, fascia di prezzo, io direi che rientra nel medio. Ok, quindi non è proprio alta come fascia di prezzo. Allo stesso tempo esistono prodotti più economici che fanno più o meno lo stesso lavoro. Comunque l'ho usato ed era favoloso e a me già solo il fatto di applicarlo sulla pelle, massaggiarlo e nel frattempo sentire quel profumo che mi inebriava mi faceva star bene, quindi era quella parte della skincare assolutamente gradevole. Tant'è che a un certo punto ho detto: sai che c'è? Ho visto che c'è anche il fluido, lo vado a comprare, così dopo il risciacquo io continuo a sentire questo profumo meraviglioso sulla mia pelle. E diciamo in qualche modo illuse il fatto che era un fluido, quindi ho detto: è un fluido, quindi sarà estremamente leggero e adatto alla mia pelle mista. No, ringraziate il cielo che è un fluido notturno, perché altrimenti non avrei mai potuto usarlo, perché la consistenza era assolutamente fluida, viscosetta e diciamo abbastanza trasparente, però non bianca, perché comunque il colore riportava un po' questo colore rossiccio rosato, diciamo come se fosse appunto il vino Chianti, no? Cioè aveva proprio quel colore un po' così. Il fattore profumo era, vi ripeto, il medesimo che già ottenevo solo con la crema detergente, solo che non si assorbiva completamente e rimaneva una componente oleosa sul viso. Mi viene da dire oleosa anche se non sono sicura che fossero esattamente diciamo una parte oleosa quella che mi rimaneva, solo che non si assorbiva, quindi a contatto, toccarmi la pelle col palmo della mano, comunque sentivo che c'era ancora prodotto che era rimasto in superficie e mi rendeva anche la pelle piuttosto lucida, non dico luminosa, è proprio lucida, che vi ripeto, finché dovete andare a dormire non fa niente, anzi l'aspetto positivo era poi che tutto quel prodotto si spiaccicava sulle lenzuola. Non le macchiava, però si metteva sulle lenzuola e quindi la mattina, il giorno dopo che andavate a mettere a mi andavo a mettere a letto, avendo l'opportunità di sentire anche sul cuscino questo odore meraviglioso.
Anche questo fluido ora non ricordo esattamente il prezzo, però comunque diciamo non era estremamente economico, quindi usarlo solo per sfruttarne il vantaggio odoroso, no. Infatti entrambi i casi non li ho ricomprati, ma solo per questo, ragazzi, cioè mi sembrava. Allora, sicuramente a livello di ingredienti la Neonaturs fa dei prodotti validi, per carità, ripeto, ci sono prodotti validi anche a fasce di prezzo più basse, quindi io tendo a prediligere quelle perché di spendere soldi così un po' a vuoto non mi va. E allo stesso tempo, quindi comprare qualcosa solo perché mi piaceva profondamente il profumo mi sembrava più un capriccio che un bisogno e quindi ho scelto di non avvalorare ulteriormente il capriccio. Magari ogni tanto ci può stare che mi rifaccio una coccola e quindi mi ricompro la crema di pulizia di questo tipo, quindi la posso anche prendere in considerazione come coccola per il futuro, ma come effetto trattamento fine a se stesso non posso dire che dall'inizio alla fine io abbia notato qualcosa di così diverso dalla pelle da giustificare la spesa. E niente, quindi male che va, procuratevi i campioncini, sfruttate il campioncino, vedete se l'odore vi piace e magari coccolatevi così periodicamente con questo profumo meraviglioso attraverso i campioncini. Questo è quello che mi viene da suggerirvi. Mi pare che ci fosse anche una linea legata al corpo, però vi ripeto, non lo so, non mi va di bocciarla assolutamente come linea, ma neanche da promuoverla al punto da dire ok, domani rivado, nonostante perché poi, vi ripeto, queste sono completamente finite, quindi cioè, l'ho provato interamente, non c'è rimasto assolutamente nulla, anzi ho anche lavato i contenitori perché qualora mi dovesse servire li userei. Ah, il fluido ha la boccetta in vetro, mentre il latte detergente ce l'ha in plastica, eh. Tutte e due sono con la pompetta, quindi non bisogna pucciare nulla con le dita e niente, un prodotto valido, buono, ma che non ricomperò a meno che non voglia farmi una coccola particolare, per diciamo appagare il mio olfatto.